Riduzione delle tasse sul lavoro e investimenti in infrastrutture. Su questo convergevano le parti sociali durante le scorse convocazioni nelle sedi del governo. Su quelle aspettative ora incombe la crisi politica tra Lega e 5 Stelle che preoccupa sia il mondo dell'industria che quello dei lavoratori. Al meeting di Rimini hanno fatto tappa anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan. Il primo lancia l'allarme sulla sempre più vicina recessione della Germania che avrebbe ripercussioni anche su casa nostra. C'è un rischio stagnazione, un rischio possibile recessione. Molte filiere dell'industria italiana sono collegate alla filiera tedesca, quindi il fatto che la Germania non vada bene non è un segnale affatto positivo per l'Italia. Questo comporta una reazione italiana ma altrettanto una reazione europea. Dura critica della sindacalista invece sulle politiche economiche del governo giallo-verde. Sembrava che iniziassimo a avere qualche segno più. La politica economica dello scorso governo ha riportato il paese a crescita zero. Questo non è accettabile. C'è bisogno di cambiamento e di cambiamento vero.